Oggi non voglio proprio arrabbiarmi. È un giorno felice. E sai perché? Perché? Perché è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il progetto segreto. Infatti, sul profilo Instagram abbiamo pubblicato il meno 5. La senti l'ansietta? Io la sento. Ma vedi di non mettermene altra? Non dipende da me. No! Dipende da te! Devi perdere! Ok, perderò, va bene. Siamo ancora alla ricerca di Charizard. Cosa dico? Siamo ancora alla ricerca di Charizard. Sai cosa devi fare, vero? Trovare Charizard. Esatto. Ma tu sei carica per questo progetto segreto? Sono super carica. Cioè, dopo tutto questo lavoro, finalmente ci siamo. Mancano pochi giorni. Provate a indovinare qui sotto, magari scrivendo di cosa si tratta secondo voi. Secondo me non indovina nessuno. No, secondo me no. È oltre. L'altro, su giochi di carte collezionabili online hanno appena aggiornato con Eclissi Cosmica, la nuova espansione in uscita il primo novembre. Esce anche il nostro progetto. Troppe coincidenze. Oggi per voi, dato che dobbiamo cercare il Charizard, mi sono procurato ben 70 bustine di destino sfuggente. Quante sono? Charizard? Facciamo che chi trova il Charizard vince automaticamente? Facciamo così? Ok. Spaccato. Ce la rischiamo. Sì. Hai fatto il grafico? No. No, perché, no. Cioè, tu sei riuscita a mettere una riga in più. A sbagliare. Partiamo. Paro. Dispari. Buttiamole giù. Tu. Quindi chi inizia, io o te? Inizi te. Va bene, inizio io con la prima bustina di destino sfuggente. Abbiamo ben 35 bustine a testa. Brava, che fai anche da doppio cervello per Federic. La prima bustina, boom! Subito un punticino a Federic. Un fermoso. Ragazzi, molto importante, le shiny valgono 1, le GX sempre 1, GX full art, qua in questo caso c'è solo Moltres, quindi 2. Abbiamo poi le carte allenatore, sempre 2. Le shiny hyper. Le shiny sempre 3, perché sono praticamente delle hyper. Moltres, Zapdos, Articuno, lo troviamo anche in forma hyper, l'unica hyper del set, quindi sempre 3. E poi vabbè, abbiamo le fuoriserie che valgono 4, che sono come le gold. Altra bustina, subito un altro punto per Federic. Ai ai ai, la sento. Ma pesante, no, questa. No, mai cantare vittoria, perché tanto lo sappiamo come funziona. Trovi un sacco di roba, poi arriva Michel e trova 3 gold di fila. Vedi, adesso non troverò più nulla. Vabbè dai, sei solamente al quarto pack. Questo però è il quarto. Già il quarto pack, è già 2 punti. Vabbè. Vediamo. Sì, un altro punticino per Federic, sì. Ma sì, noi vogliamo trovare l'ultra shiny, quindi andiamo veloci. Ma tra l'altro, sì, tra parentesi, voglio trovare alcune carte come Camilla. Sì, perché poi un botto. Date via una Camilla e vi entrano tipo 30 pacchetti. Quindi magari quella che hai trovato tu nel precedente episodio. Che tu c'è sempre un culo grosso così, Michel, che dai, ospitalità di Erika. Che lasciamo proprio stare. Facciamo anche una sfida. Chi trova più Arbok e Weezing? No. Sì. Allenamento di Brock. Eccoti, solo 3 punti. Manca un ultra shiny. C'è questo più altri 2 pack, quindi. Dai, Federic. Ecco, volevo Weezing e Arbok. Ho trovato tutte e 2 Jesse e James. Olo. Onesto. Ultimo? Penultimo. Oddio mio, mi sale l'ansia, ragazzi. Ah, mi sta salendo l'ansia. Dai, Federic, dai. No, non è possibile. Ultimo. Non è possibile. Ah no, scusa, con Michelle lo è. Ridifico tutto. Ma non è colpa del gioco. Io ti odio. Non sto trovando nulla. 3. Ho fatto 3 punti. Hai fatto 3. Sai adesso cosa faccio? Disegno direttamente 18 per questo tuo primo turno. No. Disegno già 18. Io ti odio, non ce la faccio più a giocare con te, capito? Perché loro mi obbligano. Non volevo arrabbiarmi, perché già sono ansioso per il progetto segreto. Vedi, già ho un trovato punto. Un mio simile. Su, sei l'evoluzione. Sei un Quagsire tu. Dai, primo punticino l'hai fatto. Io dovevo segnare 18. Dovevo segnare 18. Segnasti 3 punti. Come all'esame, ti basta un 18 a te. Dai, ma tu sei illegale come la. Tu devi guardare il lato positivo. Che ti sto trovando tante carte che ti servono. No, non funziona, mi sa. Mamma mia, io ti odio. Siamo al quinto pack. Sì, quinto pack, ma hai già fatto 5 punti. Guarda, ragazzi, guarda. Guarda, un altro. Ma non è possibile. Te ne sto trovando tante che ti servono. Non è possibile, non è possibile. Dai! Basta! vabbè. Ragazzi, ma non è giusto. Ragazzi, non è possibile. Non è vero. Basta. Dai,
detto che non ti arrabbiare. Ma fai due punti a pacchetto. Ma io non posso vincere così. Non è possibile. Sei veramente a 18 fra un po'. Io giuro ti ammazzo. Cervello, mi sta esplodendo. Ragazzi, è surreale. Questa situazione è surreale. Io due pack. Ma io ho trovato, ho fatto tre punti io prima. Tre. Dai. Oh, perché mi sto arrabbiando? Dai. Hai fatto in un turno 10 fottuti punti in un turno. Poi, no Federic, ma tu non ti devi arrabbiare contro Michelle. Ma non è possibile ragazzi, perché ti giuro, è illegale. Lei è... Lapras. Mo ti giuro che se non trovo anch'io il mondo... Madonna mia, ma guarda che roba! Allora Federic, modalità zen. Devi essere rilassato. Ma dai, terzo grado. Mo se lo trovo. Tio Weezing. Allora, io non so come spiegare. Ma capite che la situazione è veramente surreale? Cioè, è veramente surreale. Quattro pacchetti e non ho trovato niente! Io! Che devo fare? Che devo fare? Non so manco commentare una roba simile. Cioè. Avevi detto che oggi non ti arrabbiavi. Cioè, tu fai 10 punti in un turno, io ne faccio 0. Cioè, ma questa cosa è fuori di testa, eh. È un punto. Sì, in Kai. Dai, però, dai. Dai, qua c'è una shiny. No. Sì, la shiny. Mio. Quanti punti ho fatto in sto turno? Uno. Ridillo? Uno. Tu ridillo, ti spacco la faccia. Uno. Ancora! Basta! Dai. Mi mancano due pack. Questo è penultimo. Non è possibile. Geodude, basta! Ultimo pack. Cioè, questo è il mio ultimo pack. E io ho fatto un punto in sto turno. Cioè, tu... Non voglio più! Basta, non registriamo più! Basta, riniziamo il video, ti prego! No. Dai, mami! Ragazzi, non so cosa dire. Ma cosa dovrei dire, scusa? Ma non lo so, ma non è colpa mia, eh. Ah, no? E di chi è la colpa? Del gioco. Tu... Non è possibile. Non è vero. Non io, è... Cioè, tu pensi che io lo faccio apposta? Ma tu c'hai la mano fatata. Adesso fare tutto il video in silenzio. Che cosa? Ah, io come lo dovrei chiamare un video del genere? Come lo dovrei chiamare? Non lo so. Ah, anche tu la trovi doppioni, eh? Pezzo di fango. Vai. Che pezzo di fango? Non lo so, mi ispirava. Quinto pacchetto per Michelle. Ancora! Doppio Mewtwo. Ma tu gli attiri il mio Mewtwo comunque. Eh beh, per forza. Raga, mi posso considerare fortunato. Una ragazza che volendo mi trova il mondo su GDC Online. E dammi sta shiny full... Oh. Cioè, non gli basta trovare una carta. Lei deve trovare due a pacchetto perché... Come faccio? Ti sto per dare un cazzotto. Un cazzotto. Io non posso dire le parolacce, nemmeno. Ma vorrei dirne tante. Io ho fatto un punto. Altre due. Allora... Trova solo le ultra shiny. Ti do direttamente 18 punti. Da, segna in modo giusto. Segna. Questo è il penultimo. Vabbè, io non capisco se questa è proprio. Vabbè, questo è penultimo comunque. Questo è l'ultimo. Alla prima hai fatto 10 punti in un turno. Ti zitto. Pure. Trovi una CX a pacchetto tu. Non è possibile. 20 a 4! 20 a 4! Ma come faccio a recuperare? Che cazzo? Fammi bere che... Vivi per la disperazione. Mi drogo anche sotto un ponte poi. Io in questo episodio non farò niente. Ok? Cioè non mi incazzerò a fine video perché tanto ho già perso. Ecco, e adesso inizio io a trovare solo Weezing, Arbok, Jolteon, Eevee e... Porca miseria, oh. È incommentabile. No, Froggy. Froggy viene in mio soccorso. Ah la la la! Ultimo tentativo. Ce ne so con Blaine, mio ultimo tentativo questo. Con era. Blaine. Sì, con Blaine, il mio ultimo proprio. Oh, anch'io? Ancora sto Charmander, eh. Vabbè, io ho trovato Charmander, Charmeleon. Vabbè, qualche punticino lo sto facendo. Due punti. Due punti, dai. Arrivare a 20 mi mancano poco, eh. Oh, mio Dio! Sì! Vincere, sì, ciao!
Charizard Ultra Shiny! Sì! Ragazzi! E tu soccombi al Federic! Soccombi! Ho fatto partire un allarme! Hai fatto partire un allarme! Tanto vale non segnare più i punti. Allora, e quindi? Quindi niente. No, aspetta, perché comunque avevamo scommesso. E quindi? Ho perso. Chi è il campione indiscusso di questo episodio? Di questo episodio. Ragazzi, finalmente. È l'unico modo per poter vincere contro Michelle. Fare delle scommesse e trovare l'Ultra Shiny. Teoricamente. Ma avresti fatto 4 punti, Ho fatto 4 punti, ma. 5 punti col mio tu. E tu hai perso. Allora ti sei solo che muta. Perché tu scommetti e tu perdi. Ok? Andiamo avanti pacchetti. Non segno più i punti. No, vabbè, segnali. No, adesso tu li segni. No. Ma sai cosa segni? Infinito per Federico che segni. Mamma mia, ragazzi. Che roba. E fai anche l'1 per il Metang. Ok. Adesso, ragazzi, parte il rimontone. Tu hai vinto la sfida morale, non quella. No, è quella. Tu hai scommesso. Tu hai scommesso. E chi scommette non si ritira le cose, ok? Hai scommesso. Mi dispiace, Michelle. Oh, un altro punticino, ragazzi. Adesso la forza del Charizard ce l'ha tutta Federic. Mi dispiace. Prego, vadi. Mi dispiace. E se lo dovessi trovare anch'io? Ma in realtà la sfida ormai è vinta. Puoi anche ritrovarlo 10 volte. Ma io l'ho trovato per primo. Ormai è finita, Michelle. Per te è proprio finita. Nel senso, ormai la partita è finita. Non c'è bisogno di aprire gli altri pacchetti. Il Charizard ormai l'ho trovato. Vuoi continuare a aprire? Stai zitto. Ma tu stai rosicando. È una sfida morale. Tu stai rosicando. Se la facciamo, li apro a raffica. Ma tu stai proprio rosicando. No. Sì. Io lo vedo che sta rosicando, ragazzi. Lo vedo. Non è vero. Ah, dopo quante volte? Dopo quante, Michelle? Segni a sto punto, intanto. Ero disperato, ragazzi. Un'intera partita dove mi hai stracciato e poi vado a trovare il Charizard. Sì, ma fatti pure Lady, sì, Lady Bug. Ma Lady sì, Oscar. Lady Oscar, sì. Fatti pure i tuoi punticini, tanto Michelle perdi, hai capito? Non lo trovi il Charizard, ma sì, fatti anche altri 2 punti. Mi avresti vinto, sai quanto? 40-0 in questa partita. Hai scommesso e adesso soccombi, dato che Charizard è una delle carte più rare da trovare su GC adesso. Cioè, tu continui a fare 3-4 punti a pacchetto. Ma non importa, Michelle. Hai perso. Brava. Vuoi continuare ad aprire tutti? Ma veramente? È una sfida morale. Ma mi mancano. Stai rosicando così tanto da volerli aprire tutti? No. Ragazzi, lo sta veramente facendo. Li vuoi aprire tutti te? No, me ne manca. Questo è un altro per i miei 10. Lo sai che Charizard vale 100, vero? E se lo dovessi trovare anch'io? Non vale se lo trovi anche tu, lo capisci? Cioè, hai perso, Michelle. Continua pure ad aprirli. Non importa, hai perso, capisci? Questo è il mio momento di gloria. Oggi offri tu a cena stasera. Vabbè, mancano i tuoi 5 ultimi pack, prego. I miei ultimi 5 e altri 5 ne mancano. Sì, 5 tuoi e 5 miei. Questo è il mio? Sì, sono i tuoi 5 questi. Trovato un analisi di Bill. Adesso, ragazzi, ne mancano praticamente 10 di pacchetti. E potrei trovare un altro Charizard. Se trovo un altro Charizard, cosa fai? Ti fai pelare? No. Se trovo un altro Charizard, ragazzi, no. Michelle si fa pelata. No. Hai rischiato, Hai rischiato, Michelle. 3. Hai rischiato. Beccati 3 punticini, Michelle. Beccati 3 punti. Non mi faccio pelata. Michelle, ti fai pelata? No. Se io trovo un altro Charizard. Madonna, sto facendo il rimontone della vita. Ragazzi, sto facendo il rimontone della vita. 3-3, Ma che roba, ragazzi. È la forza del Charizard. Questa è la forza del Charizard. Sei tu ultimo, stai zitto. Incredibile. Madonna. Ok, il mio ultimo. Perfetto. Ah, hai messo proprio il simbolo dell'infinito. Che sfigata. Non è giusto. Ok, il mio ultimo, vai, a te. Ah sì, dai. Vabbè, pure tu trovi la. Oggi ho un sacco di Ultra Shiny comunque, Stai zitto, non dirlo. Altro Charizard. Io trovo solo i Charizard GX. Trovo solo quelli normali, mi dispiace, Michelle. Beh, dovevo aver trovato Charmeleon, Charmander e tutti quanti, Sai, mi ricordi? Tipo quel video del bambino che trova tipo una carta rarissima e fa Blastoise. E quello a fianco tipo vuole trovarlo anche lui e comincia a aprire tutti i pacchetti tipo. Michelle? Ragazzi, terminiamo questa sfida con... No, vieni. Adesso tu vieni qua, adesso tu ci vieni. No. Sit down, please. Allora, sarebbe dovuta finire 31 per te e 21 per me. Ma tu sai che cos'è questo? È uscito anche male. Questo è il simbolo dell'infinito. E quindi io vado a mettere il guanto di Thanos sulle gemme dell'infinito con il Charizard e ti faccio così. I win, baby.